che con cuore, con passione, con determinazione sta affrontando delle problematiche che negli anni si sono stratificate e quindi ormai diventano di difficile soluzione, e quindi dalla tranquillità del suo ufficio a Palermo è stata proiettata in questo contesto difficilissimo, e quindi per questa sua opera la ringraziamo. La ringraziamo di vero cuore, perché capisco cosa vuol dire affrontare con i mezzi che ne sono a disposizione questa emergenza. Quindi, fatto questa premessa di gratitudine nei suoi confronti, io vorrei portare il mio contributo per capire quello che realmente sta succedendo. Vedete, quando Belmonte ha dei problemi, abbiamo una cartina di tornasole ed è Serra Casale e Giardinetto. Quando questi due siti vengono così selvaggiamente aggrediti, vuol dire non che a Belmonte non c'è amministrazione, non c'è comune, non c'è più Stato, perché se voi andate a visitare Giardinetto, dopo che era stata recuperata ed era stato fatto un sito naturalistico dove addirittura i cittadini belmontesi andavano a riempire l'acqua nonché a fare le fotografie del matrimonio, e ora essere ridotto in quello stato vuol dire che a Belmonte non funziona solo una cosa, non funziona più tutto. Quindi questa è la situazione a Belmonte e questa è la rappresentazione plastica delle problematiche, questi sì. Io Belmonte non la riconosco più. Belmonte, signori miei, era il fiore all'occhiello di tutto il circondario per quanto riguarda anche l'immondizia. E di pochi mesi fa lo sconcio che c'era a Misilmeri, lo sapevamo tutti, quando dalla strada dell'Andro si accedeva a Misilmeri c'erano muraglie di immondizia. Lo sapevamo tutti quello che c'era a Villa Abate quando l'attraversavamo, che era impossibile perché c'erano muraglie di immondizia. Ora, signori miei, questi siti, questi paesi sono diventati il fiore all'occhiello, e Belmonte Mezzagno, che era, come dire, l'emblema di efficienza anche per quanto riguarda la raccolta dell'immondizia, è diventata la barzelletta di tutta Italia. Anche da questo punto di vista già superato, perché quello che stiamo vedendo in questi giorni veramente fa venire la pelle d'oca. Ora vediamo quello che poteva fare il Consiglio Comunale. Che ha fatto? Il Consiglio Comunale, caro Franco, in questi 4 anni ha perso quella che è la sua funzione di programmazione, perché grazie ai bilanci e per come sono stati imposti i bilanci del lato, questo Consiglio non ha più potuto programmare niente, perché abbiamo visto quello che è successo: bilanci bloccati, pareri a quei bilanci che non potevano essere dati, sono stati dati, perché, scusatemi, quando abbiamo fatto gli emendamenti per decurtare quelli che erano le somme destinate al lato, una volta ci dicevano che il rapporto era contrattualizzato e quindi ci davano parere negativo. L'anno successivo, quando noi con una memoria dettagliata abbiamo dimostrato che collata ancora, malgrado l'accordo, la convenzione lo prevede, non avevamo nessun contratto, allora per superare i nostri emendamenti si vanno a impegnare le somme per impedire al Consiglio Comunale di intervenire. Quindi il Consiglio Comunale, come abbiamo scritto in una nota dettagliata io e il Cavaliere, è stato depredato di quelli che erano i suoi poteri e le sue funzioni. Ecco perché ora siamo arrivati a questo punto, perché queste cose soltanto un cieco poteva non vederli, perché le abbiamo denunziate fin da quattro anni fa. Perché vedete, ho sentito molte chiacchiere per quanto riguarda, dal lato non si può uscire, lato è un totem, lato ormai è una realtà che ha superato quelle che sono le prerogative del Consiglio Comunale, e non è così, perché noi al lato abbiamo affidato con convenzione del 21 gennaio del 2019
5 dei servizi in via esclusiva. I servizi sono spazzamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento. Ora, questi servizi sono stati disciplinati da una convenzione, quindi non poteva l'ATO Tucur fare quello che gli passava per la testa, perché, caro Franco, questo servizio doveva essere raccordato fra l'ATO e il comune. Se il comune destinava una cifra che poteva spendere, l'ATO non poteva andare a saccheggiare i bilanci per come li ha saccheggiati, perché non solo li ha saccheggiati rendendo inammovibile la spesa di previsione, ma poi in maniera sotterranea, per non usare altri termini, a consuntivo ci mandava un conto di spese fuori bilancio illegittimo, perché l'articolo 7 dello statuto parla di spese generali e non di perdite di bilancio. Questa è la realtà. Quindi noi ci siamo sobbarcati sia le spese di previsione che non potevamo incidere, perché se io parlo di famiglie ho 100 lire, posso spendere 100 lire, invece quel servizio è schizzato in avanti senza che noi potessimo dire di no. Questa è la verità. E poi, per non dichiarare le perdite fuori bilancio, l'ATO spalmava con un'altra voce, che era spese generali, le loro perdite di esercizio, perché se l'ATO avesse fatto i bilanci veritieri, l'ATO non poteva stare più di 2 anni in vita, invece ancora continua a vivere con questi sotterfugi contabili. Ora, quello è il servizio che ci dà l'ATO. È un servizio pubblico, articolo 6, l'ATO ci dà un servizio pubblico e lo può interrompere soltanto in caso di sciopero. Tu, quindi, quando l'ATO ha interrotto quel servizio, non so per quali motivi, si è assunto una responsabilità gravissima. Io non so qual è, lascio immaginare a chi ha fantasia quale può essere questa responsabilità di interrompere un pubblico servizio. Poi questa convenzione disciplina in maniera pedissequa quelli che sono i rapporti e dice in caso